Claudio Renai, priore della Imperiale Contrada di Castello, una contrada vittoriosa ben 2 volte quest'anno, ha fatto il cappotto, palio straordinario il 4 maggio, palio di Siedi in Giuseppe Zed, 18 agosto con Giosuè Carboni su Angelo Rosso. Allora, siamo alla vigilia di questa grande cena, cena della vittoria, 2 pali sono già all'interno della struttura dove verrà fatta la cena. Cena delle vittorie perché festeggiamo in un'unica sera che era stata già decisa da dopo il palio di maggio come data, festeggiamo entrambe le vittorie, quindi avremo entrambi i fantini con noi, festeggeremo entrambi i pali, come dicevi, infatti sono già su. Abbiamo cercato di fare un'organizzazione degna di un importante cappotto, ma ce l'abbiamo messa tutta anche per fare una serata che sia un po' di più e non solamente una cena. Questi giorni, ma insomma, diciamo da maggio, sono iniziati a tirar fuori quei famosi sassolini delle scarpe, con ognuno di noi, porta dietro specialmente nel Pio del Palio, una contrada che era ritenuta, dice, no, dopo 10 anni non riusciva a vincere, c'era un po' la comunità parlava in questa maniera. Una doppia risposta, Claudio. Una doppia risposta, la contrada diciamo che ha vinto 2 pali nel 2024, creati e venuti in modalità estremamente diverse l'uno dall'altro, però comunque li abbiamo vinti, sono nostri, non, nessuno ce li può toccare, è giusto festeggiarli, è giusto renderli omaggio, è giusto che i ragazzi quest'anno si siano potuti togliere delle soddisfazioni, perché poi la cosa più bella che ho provato dopo le vittorie è proprio questa, vedere dei bambini, vedere i giovani che magari non aspettavo tanto tempo, qualcuno forse era anche la prima volta che vengono, ti ringraziano, ti abbracciano, piangono e questa è, diciamo, ricambia tutti gli sforzi e tutto il tempo che si passa in contrada e a volte le arrabbiature e le delusioni che si prendono. Incontrerò il capitano Michele Santelli dopo l'altro sabato, e il capitano che è tornato al vertice della contrada ha preso questa importante responsabilità. Un pensiero per lui come priore. Ma chiaramente lo posso solo che ringraziare perché per noi è il capitano del cappotto e sempre lo rimarrà. La contrada, come citavi e come abbiamo anche altre volte detto, nell'ultimo anno ha avuto, ultimi 2 anni, scusa, ha avuto un po' un cambio diciamo di organizzazione. Io l'avevo sottolineato alla cena propiziatoria di maggio, dove avevo ringraziato sia chi diciamo si era fatto da parte che chi si era rimesso in gioco. Perché in entrambi i casi la lettura che io gli avevo dato è che nessuno dei due aveva ragionato per mettersi una medaglia propria, ma per mettersi al servizio della contrada. Sia chi faceva un passo indietro, sia chi entrava e prendeva la responsabilità, una patata bollente, diciamo che poi gli ha portato bene, però non era detto che tutto andasse bene. E questo è un passaggio cruciale, secondo me, che la contrada ha fatto, soprattutto per far passare questo spirito e questo principio di mettersi in gioco e di non fare le cose per sé, le cose si fanno per la contrada, per la comunità, per essere tutti insieme, per un unico obiettivo. Concludiamo con una piccola riflessione, fin dove vuoi spingerti come priore. È un palio che è stato assegnato, insomma, l'abbiamo raccontato in tutti i modi, ci è voluta quasi 1 ora e mezzo per capire la vittoria. Soprattutto proprio poche ore fa è stato diffuso un filmino da parte del Magistrato delle Contrade dove c'è questa testimonianza della vostra vittoria. Tante contestazioni, fortunatamente le contrade tutte hanno dimostrato una maturità quella sera, perché poteva veramente, visto anche come si è voluto il palio, venire fuori qualcosa. Una riflessione su questo, perché qui i sassi dalle scarpe cominciano a ingrandirsi. Diciamo che di riflessioni se ne potrebbero fare tante, si potrebbe parlare molto di questi argomenti. Per quanto riguarda l'assegnazione, secondo me è stata matura anche la decisione di farlo, anche se ci ha avuto molto tempo, anche se è stata un'attesa che per certi aspetti poteva mettere, diciamo, in vista le lacune della macchina organizzativa, per altri aspetti invece l'ha premiata, perché comunque l'attenzione con cui si è voluto assegnare il pari a chi veramente si meritasse di vincerlo, perché era avanti, e da oggi penso che i filmati parlano chiaro, il rovescio della medaglia, e che quindi è stato apprezzabile perché qualcuno si è voluto impegnare per non fare errore. Sulla maturità sono d'accordo perché poi alla fine non è successo niente di grosso, ma se scendiamo uno scalino, dal grosso passiamo al medio, di cose là davanti io ero presente, ne sono successe tante da parte di tanti dirigenti, da parte di tanti contraddittori importanti, sono volate parole che non dovrebbero volare tra dirigenti, sono volati atteggiamenti, minacce, problematiche che non dovrebbero esistere nella macchina pari. Tutto sommato, credo che però sia stato bene assegnarlo, e sia stato bene assegnarlo come è stato fatto.
Sono poco d'accordo su quello che è successo nel palazzo, diciamo, il palazzo non intendo comune, ma intendo Magistrato delle Contrade, nell'immediato dopo Palio, perché c'è una serie di atteggiamenti, di comportamenti da parte di qualcuno, qualche dirigente che poi chiaramente inficia le decisioni della propria contrada, che secondo me, a parte la delusione, a parte le sconfitte, a parte diciamo, le amarezze, lo so perfettamente perché ci sono passato per 10 anni e non è facile, però bisogna comunque essere lucidi, ragionare e non spingersi oltre quello che è un confine, che comunque è il confine della tutela, della festa, del rispetto degli altri e del fare in modo che questa cosa vada avanti. Secondo me in questo momento non stiamo facendo questo e non stiamo facendo bene.